Benvenute e benvenuti all'ottavo incontro del seminario Musica e Filosofia. Oggi avremo il collettivo Oxford Capitalism che ci parlerà della lingua balena e delle variazioni. Oxford Capitalism è un collettivo di ricercatori indipendenti che si occupano di filosofia, di arte e di politica. Hanno creato anche un laboratorio sonico con cui continuano le loro sperimentazioni e le loro pubblicazioni, e con il filosofo Stefano Liva cureranno il prossimo numero della Delesiana, il numero 10. Le loro opere si incentrano soprattutto sullo studio del caos, del ritmo, fondamentalmente del caosmo nell'arte. Ad accompagnarli avremo Ali Beydoun, ovvero Photonic Noise. Ali ha studiato a Bologna e a Beirut, di origini libanesi. Si dà molto all'esplorazione dello spazio visivo e sonoro, si occupa attualmente di cinema e della sinergia fra il cinema e la musica. Benvenuti. Grazie. E grazie dell'invito. Grazie dell'invito. Io sono Letizia. Come diceva giustamente Giuseppe, Obsolete Capitalism si occupa di vari ambiti e in particolare saremmo venuti a parlare, a fare due chiacchiere su quelle che sono le Chaos Variation e quella che presumibilmente diventerà la trilogia del caos. È un collettivo di ricercatori indipendenti che non ha un punto definito né diciamo geografico, perché spazia da diversi luoghi nel mondo, da Londra, Berlino, Francoforte, Beirut, Istanbul, Ecuador, Stati Uniti, dove collaboratori e studiosi si occupano di seguire questa linea, diciamo, di caos. Ed è una non pianificazione a prioristica, cioè non difficilmente viene deciso in che modo svilupperemo un progetto, perché appunto c'è l'idea della sperimentazione che, come sappiamo, si pone un obiettivo definito, l'obiettivo tende a sfuggire, ad andare avanti affinché la sperimentazione possa continuare. E questi non localizzazione, non settorialità, sono dei non tanto negativi in senso di negazione pura, bensì quello che Bartleby ad esempio riferiva a essere, con il suo, la sua espressione I would prefer not, perché questo non agire in realtà crea un uomo, crea un artista che riesce in questo modo, proprio non agendo, in realtà a essere, quindi a crearsi, a essere diverso, a uscire da quella compattezza gregaria che anche Nietzsche in qualche modo individuava come coloro che ha definito i forti del futuro, che vivevano secondo un'etologia accelerazionista. Quindi in questo panorama così rizosferico nascono varie ibridazioni, vari percorsi e arriviamo appunto all'idea della caos opera, che con le parole di Alessandra Luccioli, che sono presenti anche nell'introduzione delle Chaos Variation che abbiamo nelle varie produzioni, riferita all'opera di Bussotti, dice appunto che è come un luogo in cui ogni singola opera è parte di un organismo più ampio, non progettato a priori, ma che si forma via via modificato da ogni singolo lavoro che si aggiunge ai precedenti. Gli oggetti stessi sono oggetti vari e variegati, riproducono suoni, parole, più avanti anche avremo delle collaborazioni, abbiamo delle collaborazioni attive con anche arti non solo grafiche ma anche pittoriche. Si tratta di oggetti che sono ogni tanto anche obsoleti, nel senso che adesso l'SD sta tornando di moda, nel senso che sta ricominciando ad essere utilizzata, però sono supporti che cercano di uscire da quelle che sono le convenzioni, quella che forse anche un po' l'industria ha portato avanti, quindi non solo il vinile, ma questi frame che sono di questo materiale quasi inesistente, cartoline, altri acrilici, e poi i booklet che normalmente contengono la parte più che teorica, comunque la narrazione che è dietro ad ogni variazione. Gli spazi di azione di rizosfera sono sì nel web, come dicevamo, anche geografici, in una rizorete, se vogliamo chiamarla, e anche in comunità di sviluppo costante, di micro resistenze, micro comunismo, che in un qualche modo porteranno, si spera, collaborazioni sempre
più ampie e che diano la possibilità di espandersi e di crescere, quindi insieme di creare una caos opera. Oggi a parlarci dell'ultimo lavoro, ma non solo, quindi comunque anche proprio della tematica, che del discorso che parte dalle variazioni che nascono da una prima opera che si intitola Caos e Natura, che è questo lavoro svolto da Obsolete Capitalismo, da cui nascono diverse variazioni. Paolo Davoli, che è comunque appunto anche voce, testi e musica di Obsolete Capitalism, ci parlerà appunto di questa situazione anche di viseità. Nello scorcio del XXI secolo, cioè quello in cui siamo, la viseità ha assunto una certa dimensione abbastanza profonda, tanto che insomma la scienza algoritmica ci profila, ci misura e ci segue. Quello che cerchiamo di fare, che cerca di fare l'Obsolete Capitalism, è quello anche di arrivare ad uno stadio di superamento di quello che è la viseità più pedagogica, cioè quella che è studiata per un fine, a volte anche molto spesso commerciale, politico, eccetera. E quindi qui Paolo presenterà il balbettio delle onde sonore ottenuto dalla lingua balena di Melville, il drappeggio nero che copre il personaggio Cooper di Hawthorne, che va a turbare tutte le comunità puritane del mondo nordamericano, e anche la capacità mnemonica del paziente S, di un testo interessantissimo nel quale viene narrata questa storia che appunto di cui vi parleremo, dove questo personaggio ha una memoria incredibile e ricorda praticamente ogni cosa, ma non le alterazioni e le intensità dell'espressione visiva. Per passare poi comunque nello spiegare, cercare di sfuggire questa viseità o di rappresentarla allo tempo stesso, al grido intellettuale del suono della carne di Artaud e Bussotti, in un corpo senza organi della sperimentazione europea della seconda metà del Novecento, fino ad una performance sonica che investe direttamente viseità e corporeità eseguita da Photonic Noise. E quindi passo la parola a Paolo, che inizia a raccontarci. Grazie Roma, intanto, per averci invitato e per averci in un qualche modo tenuto a battesimo. Infatti siamo qui a raccontare ancora una volta tra amici e compagni di sedizione, o semplicemente anche fra curiosi avvertiti, insomma, quanto può essere fecondo un frammento, come l'inedito di Guattari che presentammo qui a Roma tre anni or sono, e che ha dato l'inizio al nostro percorso che oggi riportiamo, che vogliamo condividere con voi, e quante possibili direzioni possono esplodere da un semplice accostamento per occupazione momentanea o dall'attraversamento di un concetto, la viseità coniugata al linguaggio, che si è rivelato più arma concettuale che indirizzo di pensiero. Quest'arma, questa scheggia che ci ha colpiti come un sasso lanciato da una fionda da lunga distanza attraverso uno squarcio d'archivio paradossale che è il magma di YouTube. Ebbene, questa scheggia inesauribile è l'intervento di Félix Guattari a Vincennes nel 1975. Allora ci perdonerete anche il flebile disordine acusmatico, il capriccioso frastuono dei mormori precedenti che ci hanno preceduto qua nelle altre 8 situazioni che hanno creato. Ecco, quello che volevamo dire è questo: la trilogia del caos, quello che stiamo presentando oggi, la trilogia del caos, è un piano di composizione che ha la durata impervia di 5 anni e che è iniziato proprio qui a Roma nel 2016, alla nona conferenza degli studi delesiani. E qua vorremmo sottolineare la fecondazione e la frequentazione concettuale che ci ha portato a tramare negli anni con Stefano Oliva, Daniele Angelucci, Claudio Culesco, Giuseppe Mollica, Giuseppe Allegri, insomma, ci perdoneranno chi non riusciamo a citare. Ecco, la trilogia del caos è circostanziata da un primo momento sul finire del 2017 con la prima parte dell'opera Caos e Natura, che proviene da un ragionamento, da una riflessione che parte appunto da Spinoza, Nietzsche, e da un secondo momento che stiamo vivendo ora, che sono le Chaos Variation, un'opera aperta che varia nello stesso momento in cui la soglia da noi raggiunta si interseca caoticamente con altre traiettorie di intervento sonico, pittorico, testuale, grafico di coloro che sono invitati. L'anno di pubblicazione di Chaos Variation sarà il 2020, probabilmente gennaio. Il terzo momento invece sarà Chaos in Dub, sul finire del 2021.
Però volgiamoci ora un attimo all'indietro, come fossimo su un nastro di Möbius o come se fossimo sulle particelle iperfotoniche di Philip Dick, i tachioni. E torniamo anche solo per una manciata di minuti a definire l'orizzonte concettuale del nostro intervento, la parte terminale del frammento La machine informatique di Guattari, quando lo psichiatra francese inizia a parlare della viseità occidentale come superficie di rimbalzo. La viseità, in particolare la viseità istituzionale, è un fenomeno di ridondanza sociale e politica che nella sua veste attuale di ottimizzazione biometrica permette un immediato riconoscimento visivo da parte della comunità elettorale di appartenenza. La viseità, per Guattari, diventa così un sistema di dominazione che si installa sul diagramma binario muro bianco-buco nero. La viseità è dunque uno spazio molto esteso che diventa sistema di simmetria e le condizioni idealizzate di linguaggio e di discorso che si svolgono al suo interno producono modelli d'ordine. Questi modelli d'ordine si autorappresentano in forme standard. Ecco uno dei pericoli nostri attuali. La viseità, seguendo l'itinerario critico guattariano, si trasforma allora in un canale comunicativo sicuritario di modellizzazione informatica che si piega alla soggettività della machine informatique, e questo è il testo di Chaos Variation 1 e la composizione sonica di Chaos Variation 1. Questo congegno assiomatico è una soggettività monopolizzante che disegna universi virtuali di dominazione integrata. Il compito politico delle forze destituenti sarà quello di decomputare lo spazio di dominazione integrata per liberare l'uomo non pulsato dalle formazioni disciplinari e di controllo che reticolano ogni ambiente. Altrimenti la purezza semiotica e quasi magica degli algoritmi si accompagnerà ad una purificazione, usiamo la fraseologia di Guattari del 75, dei modi di enunciazione collettivi e dunque a una generale depauperizzazione dei modi di vita e degli stili di esistenza alternativi alla pulsazione tossica dei sistemi d'ordine. Tutto il ragionamento che fa Guattari è proprio sui sistemi d'ordine, sul nuovo sistema d'ordine che la macchina algoritmica informatica sta portando avanti fin dal primo dopoguerra, da Robert Wiener in avanti. Passiamo ora invece al tragitto vero e proprio che stiamo compiendo con i vari artisti. In questo momento stiamo lavorando tanto con Nico Note e Stefano Ricci. Stefano Ricci sarà la Chaos Variation numero 7. Ecco, allora partendo dalla variazione numero 7, che è in lavorazione proprio in questi giorni, e che vede appunto Stefano Ricci come perno, questo incredibile pittore, illustratore, fumettista e narratore per immagini e suoni, che fa degli oggetti incredibili come questo, che dopo casomai potremo vedere e ammirare. Ecco, egli ricerca una propria lingua, un proprio balbettio sonoro e pittorico di pregiatissima fattura. E proprio su Chaos Variation 7 sta elaborando un audace piano sequenza di immagini e suoni riguardanti lo spazio mimetico di Barleby. Barleby, il personaggio melvilliano sul quale sia Deleuze che Agamben hanno scritto un libro epocale, che è un libro estremamente interessante e di nuovo estremamente lungimirante. Proprio l'analisi deleuziana di Melville e dei suoi capolavori, in primis di Moby Dick e di Barleby, lo scrivano, ci ha spinto in un qualche modo a comparare queste due opere da una prospettiva di rizonomia, per cercare un gioco delle differenze, un nesso tra il linguaggio e la viseità deleuziana-melvilliana. Ambedue i protagonisti, sia di Moby Dick che di Barleby, lo scrivano, nel primo caso il protagonista di Moby Dick è il capitano Ahab, quello che in italiano viene definito ACAB, insomma, Ahab, e lo scrivano Barleby, si muovono in un orizzonte in cui monete crematistica, per crematistica intendiamo la ricchezza, agiscono su piani differenziati. Il primo livello è quello di Moby Dick. Se proviamo ad andare un attimo anche alle situazioni di Moby Dick che abbiamo visto nei cinema, insomma, non solo nel libro, insomma, capiamo subito il paesaggio entro cui ci muoviamo. Allora, il primo livello è quello di Moby Dick. Si tratta di un piano in cui gli apparati di cattura del profitto si distribuiscono e si allungano in forme autonome, già mondializzate, come il caso della moneta marittima, aggressiva e predatoria, che agisce a Nantucket, Massachusetts, estrema propaggine americana del nord-est tra Boston e New York.
Nantucket è il porto dal quale parte il Pequod, che è la nave baleniera che utilizza Ismaele e il capitano Ahab, che è l'estrema propaggine ed è l'avamposto atlantico della corporazione rapace degli armatori di navi baleniere. Il secondo piano invece è fornito dal reticolo ordinato di Manhattan e dalla sua centralità assoluta di pratiche economiche ben codificate, che atterrano all'interno del perimetro tracciato dallo scrittoio di Barleby e dall'ufficio dello studio legale in cui è situato. Quindi da una parte abbiamo questo capitalismo atlantico oceanico, dall'altra abbiamo invece una centralizzazione che è proprio Wall Street, perché il racconto si svolge in uno studio legale di Wall Street. In effetti, il secondo piano invece è fornito al reticolo ordinato di Manhattan della sua centralità assoluta. Lo scrittore di Bartleby. L'ufficio e la scrivania dell'amanuense sono il perno magnetico in cui il diritto, la legge, l'istituzione, la moneta si irrigidiscono nel contratto e nella pletora di documenti che l'amanuense predigitale, cioè Bartleby, è obbligato a replicare senza sosta, nell'epicentro sensibile della natura seconda su scala globale, Wall Street. Non per nulla il sottotitolo di Bartleby, lo scrivano, è Una storia di Wall Street. Qui iniziamo a seguire una breve indicazione di Deleuze, estremamente ricca e risonante, sulle nature contrapposte in cui sono imbevute le ritmiche melvilliane dei due personaggi, Ahab e Barlaby. Deleuze recupera qui un'antica e misteriosa teoria che si trovava già esposta in Sade. La legge, le leggi, dominano su una natura sensibile seconda, mentre esseri depravati per inneità, cioè coloro che sono nati depravati, partecipano a una terribile natura sovrasensibile e prima, originaria, oceanica, la quale persegue il suo proprio fine irrazionale attraverso di loro, il nulla che non conosce legge. L'amanuense resiliente, cioè Barleby, seguendo l'occulta teoria sadiana delle differenti nature, si oppone alla cadenza della copiatura, che è la ripetizione sterile per eccellenza, distorcendo il ritmo di produzione con la sospensione, cioè negando la volontà, un nulla di volontà piuttosto che una volontà di nulla. Il santo, l'angelo di Wall Street, cioè Barleby, come lo definisce Deleuze, erra dunque catatonico nell'ufficio legale, inaugurando un processo stazionario che fa saltare il contratto e sprofonda la moneta. Sprofonda il titolo, l'obbligazione, nella più pura stasi e nel nulla, diventa egli stesso outlandish, straniero nella propria terra di forzieri e archivi. L'affare invece è tutto diverso per Ahab, il capitano della nave Moby Dick, a cui tocca l'ingrato compito di affrontare con le proprie armi ottocentesche l'oceanitudine, questa terribile natura prima, in cui si scrive la lingua balena come lingua dell'avvenire. La lingua zigzag abitata sia dal mostro bianco che da Herman Melville. La balena bianca è questa macchina da guerra sottomarina, metà creatura pelagica, metà potenza oceanica, che fuggendo strappa ogni cartografia possibile e squarcia ogni rotta marittima che disciplina l'arte del baleniere. Essa è conduttrice a folle velocità di una distruzione dell'apparato di cattura del profitto, trascinando con sé nell'inabissamento il capitano Ahab, che diviene un tutt'uno con l'animale. Non so se vi ricordate che nella battaglia finale il capitano Ahab praticamente diviene veramente un tutt'uno con, diciamo, il mostro bianco, perché proprio si attorcigliano tutte le funi su di lui e sulla balena e muore esattamente submarino. Quindi la lingua balena è dunque una lingua che vede le frontiere, come diceva Godard, che rovescia le linee di cattura e gli avamposti della moneta in un circuito di xenoconflittualità alla lingua d'ordine e alle pulsazioni della forma crematistica della natura seconda, sia essa forma armatore, sia forma avvocato, poiché la vera potenza come evento fiorisce solo all'incrocio tra le linee di fuga animale, le griglie pulsate del sapere geografico e la mobilità distribuita della frontiera. Le navi baleniere, infatti, escono dalla catatonia solo quando la vedetta sulla coffa dell'albero intravede l'emersione e irruzione della balena,
cioè quando l'oceanitudine diventa improvvisa frontiera tra uomo e animale. Sull'allora scatta il piano di Mattanza e l'industria della cattura deve misurarsi con la linea tangente e sottomarina del corpo balena. Ed è solo qui, sul fronte increspato e mobile dell'uomo pulsato, che stermina il non pulsato degli abissi pelagici, che emerge la grandezza narrativa di Melville, che, come afferma Deleuze, inventa una lingua straniera che corre sotto l'inglese e lo travolge. È outlandish, esattamente nella stessa maniera in cui è outlandish Barnaby. Questo outlandish è il deterritorializzato, la lingua della balena. Dunque, per riassumere i due poli melvilliani tra i quali oscilla il suo movimento, il primo è quello di narrare le balene come partigiane delle profondità marine, con i loro zigzag strategici per sfuggire ai rastrellamenti organizzati in superficie. Il secondo è raccontare di Barnaby come uomo non pulsato, a cui rimbalza la misura della legge, il dovere del contratto e la sicurezza della moneta, cioè gli rimbalzano. Ecco, questa fluidità di confini e di comportamenti richiama in Melville un'altra insubordinazione, che opera questa volta sulla viseità rassicurante del puritanesimo. Infatti, nella nave Pequod, che è un altro dei protagonisti di questo fantastico libro, 30 sono i marinai della Pequod, come 30 sono gli stati federati degli USA nel 1850. Un viso per ogni stato, con i loro codici, le loro deterritorializzazioni, la loro polivocità. Allora, questa iperviseità che si apre sull'intero continente americano, quest'idea che funziona come motore narrativo che dispiega il viso dei 30 come patchwork del viso universale già globalizzato e non più come viso Cristo, il tipo europeo, come dice Deleuze e Guattari, come dicono Deleuze e Guattari, porta Melville a raccontare con rara efficacia la punta accelerata del ritmo profitto, del modello moneta e della crematistica occidentale, patologie che gravano ancora oggi sulla società americana e non solo. E allora, per parlare come Deleuze di nuovo, Melville non fa che descrivere tramite le gesta dei suoi personaggi Hebe e Barnaby la battaglia contemporanea, che è la battaglia della micropolitica delle frontiere contro la macropolitica degli insiemi. E guardate che questo non è solo filosofia e poesia, ma la micropolitica delle frontiere e la macropolitica degli insiemi, quello di cui il nostro pane quotidiano tutt'oggi, di cui parliamo ogni minuto nel nostro sociale attuale. Quindi la grande importanza che riveste la micropolitica delle frontiere contro la macropolitica degli insiemi. Si tratta di porre resistenza a queste frontiere che vengono surrettiziamente inserite da forze politiche all'interno della nostra società. Ecco, la quadrettatura di cui stiamo parlando è anche quella odierna. Ora parliamo della devisualizzazione come evento, cioè nel senso che all'epoca di Melville c'è un altro grandissimo scrittore americano che è nato nella Hawthorne e sono molto uniti, e lui opera invece fa un'operazione opposta: anziché allargare il concetto della viseità, la viseità dei 30, la viseità già americana, universale, devisualizza il volto e lo fa proprio su un personaggio centrale della vita morale ed etica americana. Ecco, allora comunque facciamo questo bel concatenamento Melville-Hawthorne. Melville apre il proprio libro Moby Dick, di cui abbiamo appena parlato, con questa dedica: in segno della mia ammirazione per il suo genio, questo libro è dedicato a Nathaniel Hawthorne. E in risposta all'eccellente apprezzamento di Hawthorne per Moby Dick, che fu un clamoroso insuccesso all'epoca, quindi capiamo anche l'importanza di avere Hawthorne dalla propria parte per Melville, che Melville scrisse la celebre frase che riguarda sempre Moby Dick: ho scritto un libro malvagio e mi sento innocente come un agnello. I due autori, Hawthorne e Melville, sono contemporanei, si frequentano. Di lui Melville scrisse che sente dentro di sé che giare la sua voce, una voce selvaggia, lontana, magica. Non è da meno Henry James che di Hawthorne dice: il suo tratto più alto e commovente resta la sua estraneità, dovunque si trovi. Egli rimane fuori da tutto, è uno straniero in ogni luogo. Di nuovo vediamo che questa estraneità
del proprio territorio, del proprio luogo, del proprio ambiente ritorna con una certa frequenza. È per noi facile allora coniugare due giganti della letteratura americana dell'Ottocento grazie a un altro concatenamento inatteso della visualità. Si passa quindi da una visualità puritana quacchera seriale che inizia con la rappresentazione dei 30 stati in 30 visi della baleniera Pequod e finisce con una tenebrosa sottrazione di visualità, questa volta pastorale. E ne veniamo a conoscenza grazie alla frequentazione biografica di Nico Note, con cui abbiamo lavorato in caso Variation 5, che ha lavorato con questo incredibile regista teatrale Romeo Castellucci, già mente motore della società Raffaello Sanzio, che nel 2016 mette in scena The Minister Black Veil, tradotto in italiano come Il velo nero del ministro del culto, che è un racconto breve del 1836 di Hawthorne, estremamente potente. Ecco, di certo Hawthorne non è un autore che ha destato interesse in Deleuze, Deleuze proprio non se lo fila minimamente. È altrettanto certo che però questa sua frase, cioè di Deleuze, scritta nel libro riguardante Barnaby, in un qualche modo congloba anche la figura di Hawthorne. Dice Deleuze: l'atto fondativo del romanzo americano, e quindi qua stiamo parlando di nuovo di Moby Dick e di tutte comunque le opere melvilliane, è stato di portare il romanzo lontano dalla via della ragione e di dare vita a personaggi che si reggono nel nulla, sopravvivono solo nel vuoto, custodiscono fino alla fine il loro mistero e sfidano logica e psicologia. Tornando al racconto Il velo nero del ministro del culto e al suo rapporto con la visualità, l'evento che sgomenta, che è narrato nel libro, che l'evento che sgomenta la confraternita puritana del New England, perché è ambientato nel New England, si abbatte come una sciagura fin dall'inizio della storia. Parson Hooper, cioè il pastore Hooper, quindi un prete per intenderci, un giorno si presenta alla consueta funzione domenicale con un velo nero che gli copre interamente il volto, senza dare spiegazione a nessuno, e continua a portare il velo sempre, anche quando passeggia, e comunque ogni qualvolta appare in pubblico, e porterà questo velo nero fino alla fine del racconto. Qui Hawthorne, magistralmente, fa inceppare la macchina di visualità. È un racconto del 1835, quindi qualcosa è andato storto, e per sempre, nel rapporto tra anno zero del Cristo e lo sviluppo storico dell'uomo bianco. La visualità ha acquistato lungo oltre due millenni tutta la sua estensività e il sistema deleuziano-guattariano, sistema muro bianco-buco nero, come scrivono appunto Deleuze e Guattari, ha completato nella storia d'Occidente l'identificazione semiotica tra uomini bianchi moderni e significanza in Cristo. Si tratta di una ridondanza pastorale che ha levigato per bene prima l'uomo europeo e poi le figure occidentali. Si confondono e si cambiano i tratti di visualità nell'amministrazione del ministero, tra il ministro stesso e la comunità di fedeli, grazie all'effetto di cattura di un territorio, di un paesaggio. Ma il collasso generato nella comunità cristiana dall'introduzione del velo nero, che assorbe e non rimbalza, come invece diceva Guattari prima, quindi questo velo assorbe, la rappresentazione rituale del dominio ecclesiale. Questo assorbimento scardina il fondamento dell'uomo bianco nel nuovo continente, che è l'uomo cristiano, puritano, anglosassone. Il velo nero di Parson Hooper agglomera tutti i buchi neri e così diventa un volto di relazione rovesciata, un volto etico, politico, tanto più vero e angosciante, tanto più maschera i motivi della propria scelta. Il velo nero trascina così la propria comunità nell'orrore e nella cattiva gioia di una colpevolezza risentita e rivista ogni volta che riappare, perché ogni funzione domenicale lui riappare col velo nero, ogni volta che riappare il volto coperto dal drappo nero. Diventa per questa via una visualità della coscienza, della passione, una ridondanza di risonanza, e la sua funzione pastorale viene inevitabilmente vanificata. Il collasso da mancata identificazione con il pastore di anime oltraggia oltremodo nei due sensi. Priva dello sguardo pastorale, governamentale, la comunità, e priva la comunità di un paesaggio riflessivo di consapevolezza caritatevole e di convivialità cristiana. Quindi come non rimanere esterrefatto se tutto è maschera e non più verità? E poi le domande sulle bocche di tutti i fedeli. Cosa hanno visto quegli occhi ora velati del ministro della fede nella profondità della nostra anima e nei nostri occhi, da non voler più attraversare il nostro viso e il nostro sguardo?
Non meritiamo dunque più quello sguardo? Quegli occhi cosa non vogliono più vedere? Questi pensieri, altri ancora, ancora più lugubri, accompagnano la viseità già mangiata dall'enorme buco nero, velo nero, che drappeggia senza sosta su padre Cooper, fino all'epilogo del racconto, quando con un atto di forza sul letto di morte del pastore un altro ministro di culto lo costringe alla resa, cioè prima di morire vuole sapere perché c'è questo velo nero, vuole chiarire il mistero. Allora Parson Hooper dice: «Consideratemi un mostro, per il simbolo sotto il quale sono vissuto, e ora muoio. Mi guardo intorno ed ecco, su ogni viso un velo nero. Ed ecco svelato il mistero della cecità voluta. Egli era un veggente velato in mezzo a una foresta di maschere senza veli, veri e propri calchi di pietra che celavano, nella viseità sfrontata, il più terribile dei segreti, cioè il vivere senza onestà alcuna, nella solidità della menzogna quotidiana, reiterata, risaputa, reale, tangibile, dipinta su una faccialità disgustosa, a cui il pastore non resse più fino alla morte». Hawthorne, per terminare, nel racconto del velo nero del ministro di culto, ci mostra con grande pathos il disvelamento della macchina viseità e la potenza di questa viseità, il terrore, il brivido del mostruoso cappuccio di un ingannevole paesaggio rassicurante. Sabotare e falsare il territorio del viso è l'indicazione di padre Hooper. Esso non è che maschera e della peggiore specie. L'umanità e la fede in essa non esistono se non nella tetra rappresentazione muro bianco, buco nero. E persino nella tomba padre Hooper è deposto velato. Le sue ultime parole sono: su ogni viso un velo nero. Un altro concatenamento sulla viseità, anche questa volta molto particolare, stiamo prendendo degli estremi, no? Siamo passati dalla viseità universale, ottocentesca, melvilliana, a questa deviseizzazione da brivido e da terrore. Ora passiamo invece a un'altra viseizzazione, questa volta che fa veramente pensare. E questa volta ci trasferiamo nell'Unione Sovietica dagli anni che vanno dal 20 agli anni 60 del Novecento. Se l'equilibrio turbato dal velo nero è di certo scioccante, la straordinaria vicenda narrata dal celebre psicologo e neurologo russo Alexander Luria nel suo libro Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla, che è un libro del 68, che è questo, è altrettanto stupefacente. Il neurologo britannico McDonald Critchley ha scritto: «Per quelli di noi che si sono accostati all'affascinante problema dell'iperamnesia, questo libro ha segnato e segnerà un'epoca. Il caso del paziente S. Shereshevsky, questo è il cognome dell'uomo che vedeva tutto, è talmente inconsueto che Luria non esitò a definirlo come degno di una personalità che appartiene ancora al futuro». Quindi Luria si imbatte in una persona che lui definisce già come appartenente al futuro. S, quindi lo chiameremo d'ora in avanti S, in tutto il libro è citato come S. S è un paziente che è stato in cura per 30 anni presso l'Istituto di Psicologia Mosca, presso il quale lavorava Luria. Il libro nasce dalla sistematica osservazione di quest'uomo, la cui memoria è senz'altro fra le più notevoli di quelle descritte in letteratura. Una memoria, quella di S, che Luria non esita a definire praticamente illimitata e la dipinge come un eccezionale esperimento della natura. Gli inizi di questa storia risalgono agli anni 20, quando S, a poco meno di 30 anni, ed è reporter di un giornale, un quotidiano sovietico stampato a Mosca. E lo stesso redattore capo del giornale a contattare il laboratorio di psicologia perché capisce che c'è qualcosa che non funziona, intuisce che c'è una capacità fuori dall'ordinario. S, però, pensa di non possedere alcuna qualità particolare, non immagina che la propria memoria si possa distinguere da quella di altri. Ma già dalle prime sedute al laboratorio di psicologia, S dimostra di avere qualità prodigiose e l'atteggiamento di tutto il laboratorio moscovita muta dalla curiosità disinteressata a un vero e proprio stato di turbamento e di inquietudine. La memoria di S viene indagata nelle prime sedute attraverso esperimenti mnemonici standard, via via sempre più complessi. Seguiamo giusto per un attimo quello che dice Luria. Sottopongo a S una serie di parole, poi di numeri, quindi di lettere.
Le leggo lentamente o le presento in forma scritta. Egli ascolta con attenzione la serie, oppure la legge, e quindi ripete tutto nell'ordine esatto in cui gli è stato presentato. Aumento allora il numero degli elementi, passo da 30 a 50, poi a 70 parole, a 70 cifre, senza che ciò gli provochi alcuna difficoltà. Quindi essa riesce a ripetere tranquillamente delle serie da 50, 70, 100 parole, cifre. Gli esercizi presentati a esse nel corso del tempo non si fermeranno qui, chiaramente. Le stesse serie di 70, 100 cifre o di 100 lettere gli verranno richieste a distanza di un anno, 5 anni, 10 anni, 15 anni o 20 anni e verranno sempre ripetute da esse senza la minima difficoltà, in modo scorrevole senza incepparsi. Esse è in grado di ripeterle non solo in ordine inverso o in diagonale, ma anche ogni singola parola, cioè la settima parola, lui riesce sempre a non solo a ripetere la parola, ma a dire quella precedente e quella successiva, senza alcun sforzo. Fin dalle prime sedute lo smarrimento prende corpo sia nel ricercatore che nello staff che nel singolo paziente. E lo smarrimento sale con il passare degli anni, perché qua sono le parole di Luria, lo sperimentatore è impotente di fronte a quello che è, almeno all'apparenza, il problema più semplice per uno psicologo, la misurazione della memoria. Gli incontri con esse, distanti negli anni, evidenziano che, della sua memoria, è indeterminabile non solo l'estensione, ma anche la stabilità della ritenzione del ricordo. Cioè, quel ricordo lì non solo tiene, ma tiene nel tempo, e non solo nel tempo, in una quantità di tempo enorme, 20 anni, e lui si ricorda sempre tutto. Luria allora smette di cercare risposte nella misurazione della memoria, iniziando a dedicarsi ad un'analisi qualitativa e alla descrizione della struttura psicologica del paziente S. Cioè, a un certo punto Luria dismette le proprie armi di studioso e che dice: siamo in un territorio che non è più quello standard modellizzato che io seguo. Le tecniche mnemoniche di esse, apprendiamo sempre dal libro di Luria, variano nel tempo, poiché egli, dopo aver abbandonato il lavoro di reporter, inizia a guadagnare mettendo a frutto la propria abilità innata, quindi diventa un mnemonista di professione, cioè inizia a fare gli spettacoli, e quindi nascono degli altri tipi di problemi. Ecco, ma anche dopo decenni in cui è diventato un mnemonista professionista, la sua caratteristica originaria non è mai scomparsa, ed è quella che ci interessa in questo caso. Il segreto dell'iperamnesia di esse è il seguente: egli vede nella sua memoria, cioè rivive le scene come se queste si ripresentassero nella realtà. Esse non ha una mente fotografica, ma cinematografica, e ancora meglio, ciò che memorizza sono scene sinestetiche con colori, odori, spazi, movimenti. È un cinema sinestetico vivo che esse richiama visivamente come scena impressa nella memoria, e l'immediatezza e la precisione del ricordo gli viene dato dall'esperire di nuovo ciò che gli si presenta come archivio visivo. Così esse, quando richiama il ricordo nell'Istituto di Psicologia di Mosca, deve solo di nuovo leggere il foglio con i numeri o le parole che ha davanti, o deve solo ascoltare di nuovo quel blocco di memoria sinestetica che è un pezzo di cinema nel quale è immerso di nuovo. Quindi lui non fa fatica a leggere, perché gli si ripresenta lo stesso film di 20 anni prima. Quindi lui dice: come era quel libro 20 anni prima? Lui dice: era bianco, era, cioè, non c'è sforzo. Lo rivede, cioè lo rivive e lo rivede. Esso è dotato di particolari qualità neurali che gli permettono di registrare con una complessa sensibilità sinestetica. Ogni suono produce immediatamente impressioni luminose, cromatiche, gustative, tattili. Ora, ai nostri fini, ciò che importa sapere di esse, del paziente esse, al di là delle tecniche naturali, è ciò che si potrebbe chiamare la disattenzione selettiva, che la sua mente prodigiosa mette in atto. Cioè, Luria e il suo team di psicologi a un certo punto dicono: ma che cos'è che può dimenticare una mente che è in grado di imprimere tutte le immagini in movimento di questo mondo? Cioè, che cos'è che può dimenticare? Cioè, può ricordare tutto? Bene, rovesciamo. Che cos'è che può dimenticare esse? Allora, al di là quindi dell'eidotecnica, proprio inventata da Lurio come tecnica, come termine, il concetto,
La tecnica di controllo e governo e di liberazione del numeroso flusso di immagini e di dati che esse registrano ogni giorno. C'è un altro fattore straordinario che ci colpisce in esse, un fattore che è importante e riguarda proprio il concetto di velleità. Infatti questa memoria che procura a tutti sgomento non riesce a vedere una sola cosa, o almeno fra le cose che non riesce a vedere ce n'è almeno una, ed è esattamente la memorizzazione di materiali complessi quali sono i visi. Quindi lui ricorda tutto tranne i visi. E questo ai nostri fini è straordinario. Lo stesso esse si lamenta spesso con gli psicologi di Mosca della sua cattiva memoria dei volti. Dice esse: sono troppo instabili, dipendono dagli stati d'animo, dal momento dell'incontro, cambiano sempre, si confondono nelle sfumature, è per questo che mi riesce tanto difficile ricordarli. Luria giustamente annota che le impressioni sinestetiche che negli esperimenti servono a garantire l'esattezza dei ricordi, ora invece si trasformano in ostacoli per le capacità mnemoniche. Quel lavoro di selezione dei punti essenziali di riferimento per il riconoscimento di un volto, che è tipico del sapere biometrico digitale contemporaneo, così come dell'antropologia fisica, con i suoi punti metrici, ecco, subisce in esse un'evidente flessione. La percezione dei volti in lui somiglia piuttosto alla percezione di quel sovrapporsi perennemente mutevole di luci ed ombre che a noi capita di osservare quando guardiamo le onde leggere di un fiume o del mare. Infatti, com'è possibile per noi ricordare ad una le onde del mare? Quindi, esse è immerso in questo mare di volti. E quindi questa continua mesmerizzazione delle onde che lui traduce nei volti non gli permette il riconoscimento visivo dei visi che incontra nell'arco della sua vita. Anche questo ci ha colpito tantissimo. Torniamo dunque al concetto di velleità. Il controllo delle decine di muscoli che compongono l'instabilità del viso, per dirla con esse, ma anche con Stefano Ricci, perché questo elemento è scattato quando parlavamo con Stefano Ricci sul rilevamento in campo pittorico dei volti. Lui diceva: è veramente la cosa più difficile da dipingere sono i volti per me. Ed è stato lì che ha cominciato a dire come il paziente esse, e allora li siamo entrati in sintonia. Quindi Stefano Ricci rileva lo stesso problema in campo pittorico. Quindi questo elemento qua dell'instabilità del viso è un elemento che non è più solo estetico o paesaggistico o neuropsichiatrico, ma è già politico nella sua inneità. Il controllo della mobilità facciale è dunque un fattore che attraversa tutti i saperi e le tecniche contemporanee, dall'antropologia fisica, alla memoria eidetica, alla biometria dinamica, alla cibernetica, per terminare alla politica. Chi controlla il viso, il suo territorio, il suo movimento, il suo illuminarsi o oscurarsi, controlla non solo la sua memoria, ma il suo riconoscimento biopolitico attivo. Il viso è territorio. Ecco allora emergere con chiarezza un aggiornamento al plateau delesiano-guattariano dell'anno zero che troviamo in Mille Piani. Il viso diventa un campo di battaglia più esplosivo che oggi siamo costretti a frequentare e ad affrontare e ad attraversare come frontiera, e sul quale, campo di battaglia, è probabile che si combatteranno buona parte delle battaglie future. Passiamo ora alla parte finale che passa da Chaos Variation 7 a Chaos Variation 5. Parliamo di un'altra visibilità, questa volta rovesciata, una visibilità musicale che troviamo in Mille Piani, che noi abbiamo anche distribuito, perché si tratta esattamente di questa visibilità che in qualche modo incornicia a rizoma. Se qui lo vuoi far vedere. Quindi parliamo del rapporto fra Silvano Bussotti e Deleuze. Ecco, nell'In Chaos Variation 5 abbiamo composto un brano con Nico Note, che è un po' la risposta e la drammatizzazione che gli autori del brano forniscono all'enigma insolubile di Mille Piani. Non so se vi è mai capitato di partecipare a delle conferenze, delle presentazioni di Mille Piani. C'è sempre una persona, e questo abbiamo riscontrato sia noi con Paolo Vignola della Delesiana, ma anche con confrontandoci con Ronald Bogue, che anche lui ha fatto nel 2010 un corso su Mille Piani. Giustamente c'è sempre qualcuno che si alza e dice: ma cosa significa la partitura di Bussotti messa all'inizio di Rizoma? Qual è
Allora noi abbiamo deciso di dare una risposta che è sonora, ecco, abbiamo fatto un brano, giustamente. Allora, gli autori di Paesaggi Mélodiques, quindi noi raccogliamo la sfida, che per noi era in un qualche modo disfare il linguaggio in quanto presa di potere, che non è così facile, ma vedremo che Bussotti ci è riuscito e Deleuze e Guattari ci sono riusciti, farlo balbettare nelle onde sonore, ricordiamoci della lingua balena, no? Quindi disfare il linguaggio in quanto presa di potere. Allora ci siamo posti all'ascolto di Émile Platon da una prospettiva privilegiata che in un qualche modo è stata suggerita dagli autori del testo filosofico. Quindi facciamo riferimento alla celebre partitura di Piano Peace for David Tudor IV di Silvano Bussotti, redatta nel 1959, che fronteggia con un'anarchia incoronata l'incipit di Rizoma, il primo dei plateau concettuali in cui è composto Mille piani. E guardate che è un mondo davvero, è un mondo a sé stante. Il rapporto tra Rizoma, quindi fra Mille piani, e Piano Peace for David Tudor IV è visivamente e concettualmente esplosivo, poiché fin dal suo aprirsi al lettore presenta almeno quattro caratteristiche, iconicità, musicalità, formalità ed esotericità, del tutto peculiari rispetto ai tradizionali testi di filosofia. Gilles Deleuze, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Libération, poi raccolta in pourparlers, spiega la struttura formale del libro, cioè di Mille piani, in questo modo. Mille piani è un libro di concetti. La filosofia si è sempre occupata di concetti. Fare filosofia è il tentativo di inventare o creare concetti. Per noi il concetto deve dire l'evento, in quale caso, dove, quando, come, e non più l'essenza, che cos'è. Ogni piano deve dunque tracciare una carta delle circostanze. E questa è la ragione per cui ognuno ha una data fittizia, e anche un'illustrazione, un'immagine, è un libro illustrato, qua con la solita ironia, libro illustrato. Ecco allora una prima lettura della Graphic Score di Silvano Bussotti come esergo iconico a Rizoma. Si tratta di un modo di individuazione del concetto di Rizoma dispiegato all'interno di una più vasta area concettuale, descritta come carta delle circostanze. La scrittura astratta di Piano Peace for David Tudor IV, seguendo l'analisi deleuziana, crea ambiente al concetto, ma non lo rappresenta, lo popola, e giustapposta al testo scritto produce una macchina binaria dalla grammatica incerta. Quindi i due codici, cioè il codice testuale e il codice musicale, creano ritmo. La partitura bussottiana amplia il movimento del concetto di Rizoma e con fare obliquo lo complica, risuonando lungo tutto il piano, ma di nuovo non lo rappresenta. E come potrebbe mai rappresentare Rizoma in quanto immagine se tutta la filosofia di Deleuze ha come obiettivo il rovesciamento del platonismo? Bisogna quindi abbandonare il pensiero che il pittogramma musicale di Bussotti riguardi il mondo delle essenze, cioè rappresenti l'idea del rizoma attraverso un'immagine fondata e originaria, un'immagine modello del rizoma che escluda tutte le altre presunte copie o le altre immagini simulacro. Questo comportamento ci porterebbe dritti di nuovo nella dialettica platonica, esplicitamente rifiutata a più riprese in più testi da Gilles Deleuze, a cominciare da Differenza e ripetizione, insomma i corsi che sta facendo anche Daniele Angelucci. Piano Peace for David Tudor IV può essere pensato nel contesto di Mille piani come un elemento compositivo poliritmico che risuona e richiama sia il piano rizoma, in quanto sistema aperto, sia l'intero testo a plateau, come stratificazione asistematica, sia la cadenza o la battuta iniziale di una serialità iconica che innerva di suo senso intraducibile ogni fibra del libro, perché per ogni piano c'è una serialità di immagini e questa è la battuta iniziale di quella serialità. Giova a questo proposito richiamare quello che Samuel Beckett disse a proposito di Finnegan's Wake di James Joyce, opera alla quale Émile Platon è stata spesso accostata. Dice Beckett: qui la forma è il contenuto è la forma, e sia la modalità di scrittura eterogenea, ipnotica e labirintica di Deleuze e Guattari, sia la modalità di scrittura di Bussotti mostrano come sia possibile creare un linguaggio anti-autoritario impersonale. Tu una volta mi hai ripreso sull'impersonalità di Abaddon Project, no? Quindi un linguaggio anti-autoritario impersonale. Cioè, ovvero come si possa riuscire a parlare senza dare degli ordini,
senza voler rappresentare qualcosa o qualcuno. E di nuovo, ritorna alla lingua balena, essere nella propria lingua uno straniero, tracciando nel linguaggio una specie di linea di fuga. Riprendendo appunto la partitura di Bussotti, vediamo come siano possibili 1000 esecuzioni per un singolo pezzo pianistico. Cioè qui ogni pianista può suonare teoricamente quello che vuole. Quindi qua i 1000 piani sono dentro la partitura. Cioè, quindi l'astrazione sta nelle mani di ogni singolo pianista che esegue la partitura. E nello stesso tempo abbiamo con le 1000 esecuzioni possibili di questo pezzo pianistico due silenzi sconcertanti per un singolo testo filosofico, che è quello di 1000 piani. Questa sintesi potrebbe riassumere il rapporto disorientante tra piano peace for devitudo for e 1000 piani. E per questo motivo noi abbiamo lavorato esclusivamente su questa assenza assordante, che per noi è quella di Artaud, che accompagna il doppio rapporto 1000 piani Bussotti e Bussotti Deleuze. Paradossalmente, se il piano peace for devitudo for di Bussotti 1000 piani parla molto di più di quanto suoni, viceversa in 1000 piani di piano peace for devitudo for se ne parla molto meno di quanto suoni. Noi abbiamo posto all'inizio della nostra composizione un frammento di Bussotti. Siamo riusciti a trovare un'intervista di Bussotti, l'unica in cui parla di questa cosa. E nel frammento di intervista Bussotti, che ha rilasciato a Tiziano Sossi e che noi abbiamo inserito come relazione di significazione, come atto di filologia all'inizio della traccia, il compositore fiorentino cita proprio la paradossale assenza di ogni commento a piano peace for David Tudor for in 1000 piani come esplicita affermatività della propria scrittura musicale. Cioè in 750 pagine di 1000 piani non c'è nessuna riga inerente a piano peace for David Tudor for. Cioè c'è questa clamorosa assenza che però è una grandissima evidenza visiva. Quindi stiamo parlando di due assenze che fanno rumore, ecco, sono delle assenze rumorose. E noi abbiamo lavorato su questa assenza in maniera un po' kagiana, diciamo. Ecco che allora proprio il compositore fiorentino cita proprio la paradossale assenza di ogni commento a piano peace for David Tudor for, in 1000 piani, come esplicita affermatività della propria scrittura musicale. Cioè Bussotti dice, ma parla da solo questa partitura. Questa lettura di 1000 piani da parte di Bussotti lascerebbe supporre che l'autonomia e l'impatto della graphic score di piano peace for David Tudor IV sia talmente accentuata da non necessitare di ulteriori commenti nel testo di Elisiano Guattariano. In parte è vero ciò che afferma Bussotti, la sua pittografia ha un carattere visivo, storico e discorsivo talmente di eccezione che può anche essere circoscritta come omaggio straordinario da parte di Deleuze al maestro fiorentino. Ma è altrettanto vero che Bussotti non è un teorico musicale a cui Deleuze e Guattari si rivolgono, non essendo parte integrante di quel milieu di compositori e musicisti che forniscono il continuum concettuale di cui è intessuto 1000 piani. Questo dialogo e questa feconda interlocuzione è concessa a Stockhausen, Boulez, Berio, Messiaen, Cage, fra i contemporanei di Bussotti, ma non a Bussotti, la cui presenza a 1000 piani rimane congelata la singola partitura rizomatica di piano peace, ma in quanto autore non viene mai discusso. Ma qui inizia parte del mistero: perché allora escludere dall'incipit di rizoma altre graphic score altrettanto dirompenti in quanto lacerazione del canone occidentale? Cioè noi ci siamo chiesti, ma è vero che c'è questa presentazione importante di questa partitura di Bussotti, però nella discorsività della lacerazione del canone occidentale del Novecento ci sono delle partiture precedenti a questa che hanno lo stesso impatto visivo, discorsivo, concettuale estremamente importante. Facciamo un esempio per tutti, il Fontana Mix di John Cage, che è proprio del 58, questo è del 59, che è proprio del 58. Quindi noi ci siamo chiesti, ma quale procedura di esclusione hanno utilizzato Deleuze e Guattari per poter dire sì, è questa la partitura che stiamo cercando, è questo il diagramma ricombinante, il diagramma rizomatico in un qualche modo risuona.
Ecco, l'impatto visivo, concettuale e discorsivo delle due notazioni astratte, cioè quella di John Cage, l'esempio di prima, Fontana Mix, e Piano Peace, sarebbe stato lo stesso. Qual è allora il surplus di Piano Peace for David Tudor IV rispetto ai pretendenti? Che cosa ne fa una splendida macchina di ridondanza che risale tutte le superfici, salta ogni strato e assicura la selezione? Come sciogliere l'enigma? Parliamo allora di Chaos Variation 5, dove ci addentriamo appunto nel discorso il grido e il suono della carne. Noi offriamo quindi una nostra interpretazione a queste assenze assordanti e ha un nome ed è Antonin Artaud. E nella figura roboante sul fura di Artaud che vanno ricercati due colori che la notazione di Bussotti porta con sé in surplus, sedimentati al suo interno, il grido e il suono della carne. La partitura di Piano Peace for David Tudor IV, che Deleuze e Guattari inseriscono in Rizoma, proviene dall'edizione Ricordi di Peace de Cher II, pubblicata nel 1970, in occasione della prima esecuzione pubblica mondiale, avvenuta proprio a Parigi, al Teatro de la Ville, il 22 ottobre 1970, quindi 10 anni dopo la stesura finale della partitura. In questa nuova versione, integrata e aggiornata rispetto al 1960, Bussotti è giunto alla configurazione dirompente di arte totale e inguinale. Al suo interno vi comprende le 5 brevi composizioni per piano, composte tra il 58 e il 59, pensate espressamente per David Tudor, che è il pianista americano che è l'esecutore preferito di John Cage. L'ultima delle 14 composizioni previste, un attimo, in Peace de Cher II, è proprio la notazione di Piano Peace for David Tudor IV, che riporta il numero di 14, perché è proprio la quattordicesima composizione di questo nuovo ciclo. Quindi la notazione che viene impressa è proprio questa. La precedente raccolta di spartiti delle 5 composizioni di David Tudor, dal titolo 5 Piano Pieces for David Tudor e 3 de Peace de Cher II, fu commissionata dalla casa editrice londinese Universal Edition in fretta e furia nel 59, sull'onda dello scandalo causato a Darmstadt dalle esecuzioni delle partiture astratte e provocatorie di Bussotti. Non solo, ma proprio la notazione grafica di Piano Peace for David Tudor IV fu al centro dell'attenta disamina di Stockhausen nel corso della sua lecture del 29 agosto del 59, titolata in modo eloquente Musik und Grafik für. Come non bastasse, sempre a Darmstadt, non si era ancora spento l'eco delle contestazioni riguardo alla conferenza di John Cage, composizione come processo, dell'anno precedente, che venne pubblicato proprio nell'estate del 59 il testo Pro Cage e Pro Nuovo Paradigma in Musica del critico Heinz Klaus Metzger, grande sostenitore di Cage e Bussotti. Qui è lo stesso Bussotti a ricordare l'effervescenza del periodo, quindi stiamo parlando del 58-59, in un'intervista rilasciata a Susanna Persichilli. Dice Bussotti: quando il direttore editoriale della Universal vide le mie musiche, decise di stamparle immediatamente e, aiutato da David Tudor, che tradusse quello che avevo composto in una scrittura intellegibile. Di questo bruciare le tappe rimasi un po' colpito, perché non avevo percorso nessuna delle tappe precedenti. Bussotti è poco più di ventenne. Un editore importante stampava una partitura dove, su una copertina grigia, c'era scritto solo Silvano Bussotti. L'avrebbero potuto fare per Brahms, ma non per uno sconosciuto. Inoltre mi fecero firmare 200 esemplari davanti a dei fotografi, in modo da pubblicare l'avvenimento sui giornali. Successivamente uscì un articolo di Fuoco e Fiamme di Stuckenschmidt, un critico musicale già molto anziano allora, che era intitolato La fine della musica. Quindi era iniziato subito l'alzo zero, no? Fine della musica. L'articolo compariva sul più importante quotidiano tedesco e aveva una tiratura mondiale, con una foto a piena pagina di Piano Peace. Il risultato fu che andò a ruba. E per comprendere che la posta in gioco dello scandalo nel contesto dell'epoca non era esclusivamente musicale, dobbiamo di nuovo riferirci al testo precedente di Metzger,
che si chiama John Cage o della liberazione, quindi qua stiamo parlando proprio di liberazione dai canoni, nel quale il musicologo e critico musicale tedesco, sulla scia di Schoenberg e di Klee, individua un messaggio politico dietro la distruzione del canone musicale occidentale. Dice Metzger: è uno schiaffo in faccia a ogni concetto estetico tradizionale europeo il fatto che la performance del lavoro di Cage sia derivante da una procedura largamente costituita da incidenti, che sono in senso stretto incidenti di performance che non possono essere collegati alla notazione. È un ulteriore schiaffo il fatto che durante la performance le notazioni stesse rifiutino di generare un aspetto correlativo di senso e comunichino alcun significato, poiché queste notazioni sono il risultato di semplici operazioni casuali nella tecnica della scrittura e in nessun modo le formulazioni di un soggetto che compone. Ancora Metzger, nello stesso scritto del 59, quindi che coeva questa partitura di Bussotti, teorizza in ambito musicale la liberazione dalla figura del leader, quindi partiture che siano leaderless, dai suoi giochi di potere, interiorizzati nel linguaggio e nell'esecuzione, quindi, e che siano liberati anche dalla divisione del lavoro artistico altamente codificato, dice Metzger. Fino ad ora i musicisti, anche quelli formati per eseguire musica da camera, conoscevano solo la legge del lavoro forzato come specificato nel testo musicale e conoscevano solo la bacchetta del direttore d'orchestra invisibile, virtuale, regnante anche su quartetti e quintetti. Cage libera i musicisti, permettendo loro di fare ciò che vogliono nelle proprie opere e dando loro la dignità di soggetti musicali autonomi. Essi, infatti, potranno agire in modo indipendente e comprendere il significato del loro lavoro, proprio come in una società emancipata a tutti sarà permesso di realizzare la propria opera senza imposizione, guardati a vista solo dall'orologio come segno indicante che al mattino segue la sera. Ecco quindi che la lotta di classe, seguendo la prospettiva teorica e ideologica di Metzger, entra nelle blasonate e austere aule della musica classica occidentale, grazie alla liberazione promossa da Cage e dalla sua esplicita de-gerarchizzazione del gesto musicale esecutivo. È l'inizio della fine, come diceva Stuckenschmidt, di un ordine ultramillenario. E questa rivoluzione, per Metzger, non è che la gustosa anticipazione di una rivoluzione politica a venire. Quindi, se nelle notazioni grafiche di John Cage e di Silvano Bussotti riecheggiano tutte queste prospettive emancipatorie e gli effetti di ridondanza ne qualificano e amplificano la portata di rottura, rimangono tra i due autori importanti differenze. Sebbene il secondo, cioè Bussotti, subisca profondamente l'epocale rivoluzione estetico-musicale del primo, cioè di John Cage, la separazione, cioè la biforcazione tra le due prospettive avviene fin dagli inizi degli anni di Darmstadt. Bussotti si sottrae fin da subito alla impermanenza ontologica e alla spiritualità orientale che John Cage così raffinatamente reinterpreta e propone. Nel 59, che è l'anno della stesura di Piano Piece for David Tudor IV e della gestazione di Pièce de Chair II, Bussotti è già oltre Cage e la sua traiettoria artistica scarta con violenza verso un universo fortemente connotato dall'erotismo, dalla corporeità viscerale e dalla teatralità musicale vissuta come processo artistico totale. Bussotti, infatti, inserisce come esergo di Pièce de Chair II un frammento di Antonin Artaud proveniente dal testo Capitale Position de la Chair del 1925. La frase Il y a des cris intellectuels, des cris qui proviennent de la finesse des meules. C'est cela, moi, que j'appelle la chair. Ed è qui che risuona il diapason, la vibrazione, che incroce e si concatena con la nuova figura del pensiero che degli eseguatori perseguono. Il saggio di Artaud del 1925, Position de la chair, è un testo breve, poco conosciuto, ma in realtà è un testo centrale degli anni surrealisti, gli anni che vanno dal 1924 al 1926. Anni nei quali l'autore francese è co-belligerante con il gruppo di Breton, che già nel 1927, a gennaio,
lo caccia, infatti Arthur ne sarà espulso, poi sarà attaccato con violenza per dissidi ideologici. Però da lì in avanti Arthur sarà un surrealista eretico, un eterno dissidente. Il testo teorico Situazione della carne verrà rivalutato dopo la sua morte da importanti critici e studiosi arthuriani, quali Evelyn Grossman in Francia e Umberto Artioli in Italia. Costoro riterranno centrale Position de la chair per la nuova prospettiva della teoria della carne che si apre in Artaud a partire proprio da questo scritto. Tale prospettiva si concluderà poi nel 1947 con la teoria del corpo senza organi, che è presente in Pour infinir avec le jugement de Dieu, un testo che è riportato ampiamente anche in Mille piani e che ha influenzato profondamente Mille piani e il pensiero di Deleuze e Guattari. Quindi al centro del nuovo triangolo intensivo di pensiero, carne e vita, Arthur scrive: c'è soprattutto la compiutezza del nervo, compiutezza che racchiude tutta la coscienza e i percorsi occulti nello spirito, della carne. Ma che cosa sono io al centro di questa teoria della carne, o per meglio dire, al centro di questa teoria dell'esistenza? Io sono un uomo che ha perduto la propria vita e che cerca con ogni mezzo di farle riprendere il suo posto. Bussotti, dunque, elegge l'Artù surrealista teorico della carne come timone nella ricerca di un personale grido intellettuale, cioè di un'intensità vitale corporea, libera, poetica, omoerotica. Come non notare la scelta lessicale pièce de chair, pezzi di carne in francese, per il titolo completo della propria opera del 1960 che comprende questa partitura. Con Piano Pieces, no? Che è il titolo della partitura, che composizioni sono cinque, intesi come pezzi per piano in inglese, pieces, come titolo del ciclo pianistico tudoriano, e quella chair, quella carne, ricorrente sia nella titolazione di Artaud che di Bussotti. Da una parte abbiamo le posizioni della carne, dall'altra in Bussotti abbiamo i pezzi di carne, come se il pensiero e l'eros trovassero nel corpo più profondo, fin nelle midolle ematico-gelatinose, la loro fusione trasgressiva finale. Ma in Bussotti la carne è sì il corpo amato, violato, penetrato dell'uomo, ma è anche il corpo dello strumento pianoforte, il quale corpo, in piano Piece for the Beatitude of Four, come vediamo dalle iniziali due pentagrammi, viene aperto e violato dall'esecutore tramite la percussione in più modi delle corde interne. Così il ritmo della percussione aptica sulle corde nervi all'interno della cassa corpo del pianoforte è simile al ritmo della percussione nervosa che Arthur reclama in Situazione della carne quando scrive, ed è una frase bellissima: rifaccio per ogni vibrazione della mia lingua i percorsi del mio pensiero nella mia carne. Quindi questa vibrazione della lingua che a ritroso collega i propri pensieri alla propria carne, alla profondità della propria carne. Ecco quindi che il piano Peace for the Vitude of Four, intrecciato con Artaud, intarsiato con lui, arabescato con la carne del corpo, piano uomo che sia, e dunque già un CSO, che è l'acronimo del corpo senza organi. Quindi una superficie di iscrizione in cui qualsiasi pianista, a partire da David Tudor, che è stato il primo pianista a suonarla, ha nelle proprie mani la soluzione indeterminata della notazione. Una notazione che magicamente svanisce mentre la si svolge. Quindi mille esecuzioni possibili per una singola partitura. E ogni successiva esecuzione musicale non è altro che una ripetizione differenziata del corpo senza organi che rifiuta ogni articolazione e ogni costruzione di senso. Quindi un corpo uovo sempre rigenerato, risorgente in una pura ripetizione produttiva asignificante. Una ripetizione in convergenza successiva con la propria divergenza futura. Allora scrivere di musica per Bussotti, di teatro per Artaud, di filosofia per Deleuze e Guattari, come hanno scritto in Mille piani, non ha niente a che vedere con significare, ma con misurare territori, cartografare, perfino delle contrade a venire.
E allora quali migliori cartografie se non l'astrazione del corpo schizzo sperimentale drogato di Artaud, del corpo omoerotico sensuale violato di Bussotti, del corpo senza organi di Deleuze e Guattari? Sono quindi riassunte, estese, proliferate in quello spazio non formato che viene generato da rizoma e piano piece for David Tudor. Ecco che allora il nostro brano, la nostra composizione, cerca di far esplodere, fruttificando, queste tre intensità a connessione molecolare continua: Bussotti, Artaud e Deleuze Guattari riassunto in un'unica forma o in forma. Thank you.
Ricordo in particolare la mia dichiarazione che ritengo abbiate voi sul nastro, che l'universo si stia muovendo all'indietro, lo ammetto, è un'affermazione piuttosto strana in proposito. Quello che intendevo dire era qualcosa che all'epoca non potevo davvero esprimere, avendone avuto soltanto un'esperienza diretta e mancandomi i termini esatti per descriverla. Ora, avendo riflettuto a lungo, ho formulato in mente alcuni termini e vorrei descrivere alcune delle mie esperienze personali, usando in modo pragmatico il concetto di tachioni, le particelle iperfotoniche, che dovrebbero essere particelle di origine cosmica che volano più velocemente della luce e di conseguenza in una direzione temporale inversa. Così, dice Koestler, i tachioni porterebbero le informazioni. Era un tachione. I tachioni porterebbero le informazioni dal futuro al nostro presente. Così come la luce e i raggi X portano le informazioni da galassie lontane e quindi dal remoto passato dell'universo fin dentro al nostro qui e ora. Grazie a Obsolet, grazie a Photonic Noise. E adesso penso che abbiamo ancora un po' di spazio per delle eventuali domande.
Ed effettivamente io ne avrei tantissime, perché comunque è un intervento molto denso, se possiamo dirla tutta. La prima che mi viene in mente, che in realtà è stata l'ultima cosa di cui Paolo ha parlato, parlavi appunto di un'assenza, anzi di una doppia assenza, l'assenza di un testo che parlasse direttamente di questa partitura, se possiamo chiamarla così, e l'assenza di Artaud all'interno dei Mille Piani. Poi hai effettivamente detto che Artaud non è del tutto assente, come effettivamente è assente questo tipo di... Sì, era assente Bussotti. Bussotti assente, okay. Doppia assenza, sì, 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 della partitura e di tutto il pensiero di Bussotti. Sì. No, sì, sì, no, sì. Perché Artaud è presentissimo, sì, infatti. E ben distribuito. Ecco. Ok, allora avevo soltanto inteso male. Sì, no, l'assenza di Bussotti invece effettivamente me l'hai fatto notare. Ma a questo punto riprendo anche quello, il mio intervento, giusto per essere noioso, che è per come dire, mettere e criticare Cage, appunto, ciò che manca in Cage, che effettivamente mi raccontavi che è la stessa cosa che critica Bussotti, cioè questa affezione per una certa spiritualità orientale. Effettivamente io puntavo più appunto su questa definizione di Cage, composizione come processo, e mi appoggiavo a Reich, che parlava invece della musica come processo, cioè non gerarchizzava, appunto, non faceva questa distinzione fra il compositore e l'ascoltatore, cioè un modo di fare questa che poi appunto avevamo chiamato lotta di classe all'interno della musica, questa degerarchizzazione, sì, all'interno della musica. Che diciamo in un qualche modo Cage non ha mai sposato, perché Cage, pur frequentando, sappiamo benissimo, anche negli anni 60 e 70 era spesso in Italia, quindi era anche, si potrebbe dire, un paladino di un certo tipo di sinistra, a cui lui naturalmente stava bene essere in qualche modo, essere posizionata, però non è mai stato così eminentemente politico come invece Metzger e Bussotti invece sono stati, per cui forzando molto Metzger lo faceva paladino di una rivoluzione che in realtà probabilmente nell'animo di Cage era una rivoluzione gentile, forse era anche più profondamente rivoluzione, perché proprio perché era gentile, cioè portata con anche dei modi di un certo tipo che hanno davvero disequilibrato parte della musica contemporanea e del concetto contemporaneo. Per quanto appunto a me sembrava che invece questo spostarsi di Cage all'interno dello spazio compositivo, cioè ribadisse ancora di più la necessità di una gerarchia, di qualcuno che sapesse e di qualcuno che non sapesse. Ho analizzato io 4.33 soprattutto, che è proprio lì la contraddizione, per esempio, di questa finta degerarchizzazione della musica, dove effettivamente l'ascoltatore, che poi è anche colui che fa musica, colui o colei o anche l'estra che fa musica, non ha la minima idea che sta facendo quella cosa lì. Cioè questo tipo di rivoluzione gentile effettivamente mi sembra più spostata sul piano ideale, cioè ciò che manca effettivamente sembra essere quella dimensione corporea di totale contatto fra chi effettivamente sta facendo la musica. Sembra che ci sia sempre una ribadire che qualcuno debba stare sul palco con la conoscenza in mano, no? Cioè sembra quasi che sia una rivoluzione mancata quella di Cage, più che una rivoluzione gentile. Allora, concordo pienamente con quello che tu dici, però dobbiamo anche andare a vedere, secondo me, da dove partiamo, cioè da dall'immediato dopoguerra, da tutta la tradizione europea, occidentale, del canone, parlando sempre con una persona che parteciperà alla Teresiana 10, che è Lorenzo Pagliei, cioè alla fine diceva, sì è vero, per quanta rivoluzione tu possa fare, compositore Lorenzo Pagliei, che abita a Parigi, ha studiato l'IRCAM, ha insegnato anche l'IRCAM, adesso lavora fra Parigi e l'Italia, lui diceva, comunque in ogni caso quella tradizione c'è, ecco. Non è che puoi far finta di niente, in un qualche modo ti devi rapportare con la tradizione che hai. E quindi Cage, proveniente dall'America, quindi senza avere quel fardello, quello zaino, eccetera, eccetera, assieme ad altri, chiaramente, ha portato, diciamo, una modalità di musica completamente differente.
È chiaro che invece nel portato europeo, cioè coloro in un qualche modo che possono già essere post-cagiani, che si possono definire, quindi sono influenzati da Cage, riportano, diciamo, l'Europa dentro, però non sarà più quell'Europa Mozart, Beethoven nella composizione, ma sarà un'Europa completamente differente, in un qualche modo maledetta, un'Europa Modi, per cui Artaud, Saffo, eccetera, eccetera. Quindi questa è un po' la differenza, diciamo, a noi soprattutto interessava così, in un qualche modo dipingere quel momento aurorale in cui a Darmstadt, che era diciamo così, la casa matta dei serialisti, dei post-weberiani, insomma di tutto, comunque quella scena contemporanea che era comunque estremamente chiusa, inutile qua ricordare ciò che Adorno diceva del jazz o altre cose che tutti sappiamo, ecco, però insomma era estremamente chiusa, che ci ha portato insomma effettivamente, poi quello che tu dici è vero. Però penso che senza Cage probabilmente Bussotti non sarebbe assolutamente riuscito a fare quello che ha fatto, e tutti coloro, tutti noi che siamo venuti dopo Cage, noi non siamo musicisti, teniamo precisato, ma coloro che temporalmente vengono dopo Cage, quella rivoluzione lì gentile ha fatto comodo. Poi non c'era mai, cioè quello che secondo me noi possiamo dire di tutti, qualsiasi musicista, che non ci sarà mai il musicista totale. Quel musicista che arriva lì, spacca tutto, ha capito tutto, bravissimo, ha compreso tutto. Cioè, come tu sai, da musicista, gli itinerari che succedono a ogni artista sono i più disparati, e quindi a volte sei inserito in flussi che ti portano... Sì, hai detto bene prima, parlando di personale, a proposito, sì, di musicista, sì. Cioè se tu... che fa magari è impersonalizzare il proprio corpo, magari come ha fatto... Ali. Sì, sì. Non sapevo come chiamarlo. Okay. Il nome d'arte. Sì, che se noi tutti quanti come pensiamo alla fine di quanto può essere pericoloso un viso, di quanto può essere pericoloso un corpo, insomma, suonare il proprio corpo come fosse uno strumento, io raramente l'ho visto, ci saranno tanti chiaramente che l'avranno fatto in passato. Io personalmente ho visto un performer di San Francisco farlo anni e anni fa, però secondo me ha sempre una valenza estremamente importante, ecco. di rottura, perché quando basta denudarsi sappiamo che ci sono già dei problemi di qualsiasi tipo. Chiaro, anzi, se posso. Infatti tu avevi cominciato l'intervento parlando proprio del viso velato, del prete, diciamo. Cioè che è tutto il contrario di denudarsi, no? Ma effettivamente, come dire, il nascondimento del viso che ci si può rifare appunto anche a un pensiero, una filosofia del secolo passato, mentre nel secolo presente, per nascondere questa paura che può fare il corpo, potremmo arrivare invece a dover velare tutto il corpo o... Ma guarda, lì indubbiamente, adesso non so se volete rispondere anche voi, perché siamo stati tutti quanti a Istanbul recentemente con questo incredibile filosofo e musicista, Zaffer. Tu e teorico Zaffer Arachakhoch, che è situato all'interno di una situazione dove quasi tutte le donne sono velate, perché purtroppo comunque fondamentalmente c'è una parte della popolazione che è velata. È chiaro che il messaggio di Hawthorne è legato al proprio ambiente, e è chiaro il messaggio di Zaffer non potrebbe avere la stessa capacità di rottura. Tenete presente che per capire, insomma, quanto può far male il racconto di Hawthorne, cioè qua stiamo parlando di comunità quacchere o puritane estremamente limitate nel New England, quindi di poche centinaia di persone che si raccolgono intorno alla loro chiesa. E il loro pastore è esattamente il paesaggio visivo e di dominio spirituale che hanno davanti sempre, e che avevano davanti i loro genitori, che avevano davanti i loro figli, che si perpetua. E quanto può far male un racconto in cui è proprio lo schermo a velarsi, cioè proprio il prete, Parson Hooper, si vela e non dice nulla. Ecco, questo è un tipico... shot, uno sparo nel buio che Hawthorne come autore fa, e insomma
Questo è dirompente. È chiaro che la stessa cosa non può farla Zafer Al-Rajako, quindi certo. Insomma, fondamentalmente sono sempre gli ambienti, cioè bisogna essere in qualche modo atleti di ambienti, essere effettivamente esploratori dell'ambiente e ogni volta capire quale può essere, cosa può essere dirompente, cosa è canone e cosa non è canone. Tanto che, per dirla sempre fra delusiani, insomma, fondamentalmente anche il canone delusiano è un canone, quindi bisogna stare attenti a innovarlo continuamente, a cercare di non fare né l'industria delusiana, come dicevamo prima, né il canone perpetuo. E poi anche noi usiamo le terminologie delusiane per farci capire, però uno degli animi della delusiana come rivista e del collettivo di cui anche noi facciamo parte è proprio quello di cercare di uscire dagli schemi per quanto possibile, però insomma anche oggi abbiamo cercato in un qualche modo di uscire dallo schema del testo scritto e basta, utilizzando un testo corpo. Sì. Come io conosco molto bene una delle loro piazzate, che è una delle che è una studiosa di Deleuze, secondo me c'è qualcosa che dobbiamo fargli leggere questo pezzo, secondo me c'è molto che... Perché sì. poi sapete bene che Castellucci, diciamo, lavorata sempre, mettendo insieme insomma, il suo rapporto con Gibbons e Company, no? Diciamo che dicevano a tenere dentro estremo rallentamento e estrema accelerazione invece, sì, diciamo, sì. No? Tra i pochi forse degli artisti italiani che non a caso non parlano all'Italia ma parlano tutto il resto del mondo, esatto, no? Esatto. Intanto diciamo che per esempio la società Raffaello Sanzio, essendo appunto di Forlì, esatto, e delle nostre terre, quindi da noi è ampiamente conosciuta e ampiamente seguita, tanto che appunto noi l'abbiamo inserito perché il Trade Union in un qualche modo è Nico Note, perché Nico Note fece l'Orestea con la società, se la fece anche nella seconda versione che portò da Castellucci a Parigi, dove, se andate a vedere su internet, Nico Note è immersa in questa vasca, non è una vasca, un parallelepipedo, sì, d'acqua, e c'è questo, sì, corpo rosa in questa dimensione blu incredibile, che effettivamente anche lì è un motivo visivo fortissimo, perché è piazzata proprio al centro della scena, e dove c'è questa donna che nuota in questo ambiente acquatico, questo per ricordare come si può utilizzare di nuovo una cantante con uno spiazzamento molto forte in un ambito che è completamente differente, piuttosto che far fare l'artista, non faccio fare l'artista ma neanche la cantante, ma faccio diventare una donna pesce, capito, dentro all'elemento acquatico. E l'abbiamo citato appositamente perché noi proprio siamo arrivati a Hawthorne a questo racconto breve proprio tramite Castellucci, infatti lui la fece con William Defoe, a Napoli e a Roma mi sembra. Sì, sì, non so se... Napoli, una chiesa, Roma fece una performance. Beh, diciamo che anche Castellucci e la società sono ampiamente influenzati da Deleuze, i loro spettacoli hanno quella stessa forza dirompente nostra, ma dagli anni 80, cioè un bellissimo percorso. E aggiungo sempre su Castellucci, chissà se forse un paio di anni fa sono andato a vedere lo spettacolo di Castellucci in cui dovevano pezzi staccati da Shakespeare, da Giulio Cesare, chissà anche, no? Io alcuni pezzi staccati li avevo visto in tutta la linea, diciamo, tutta la linea di riferimento, però rispetto alla linea Tombussotti, chissà, anche lì, sì, magari sì. Io avrei, non so, qualche osservazione o proprio domande, mi limito a due o tre cose.
uno sul racconto del prete Velato, d'altra parte si può immaginare una lettura totalmente diversa, cioè rispetto alla scena di Genesi in cui Adamo e Eva si coprono per non farsi vedere, il grande regalo che ha fatto questo prete a nascondere il volto, cioè in un certo senso, no? È anche un canale per tutti, non va preso solo in vedere solo così che sia. Cioè si dovrebbe pensare a quel spazio, no? di regalo e di emancipazione, cioè, diciamo, in quanto ci pesa poi quando ci lascia spazio. Sì, sì. Tutti si lamentano di essere, come dire, finalmente soltanto lo sguardo, questo non so se è vero. Poi una cosa che invece è un po' più tecnica, all'inizio della relazione dicevate il rapporto tra uomo pulsato e uomo pulsato, e anche da quello che dicevate, volevo chiedere una parola più specifica di questo, come l'uomo pulsato è un uomo che deve essere prodotto, non è un dato di natura. L'idea è che il corpo senza la rete lo devi fare, e anche il corpo che hai messo in scena tu, cioè, lo devi produrre, non è una cosa che sta là e diciamo che aspetta. Questo è una lettura non forse non maggioritaria, però secondo me è fermo, quindi quella che il corpo non è un pulsato che è da produrre, non è qualcosa, diciamo, non è tutto la nostra vita. E poi vabbè, diciamo, invece sono di connotazione, è uscito con tanta relazione, però all'inizio non l'avessi detto là, che in quegli anni, brava, sempre 58-59, poi nel 61 vengono pure collabora con tutta questa scena. In particolare, vabbè, poi parleremo di altre volte il disagio. Sì. Il tema di sì, infatti non ho scritto, ma c'è disagio, forse mi è rimasta nel gesso. Sì, diciamo che tutta una serie di itinerari artistici, di percorsi artistici della musica contemporanea sono partiti appunto da quegli anni dove in effetti c'è stata una rottura importante, una lacerazione importante del canone occidentale. Visage, un altro momento estremamente importante. Io penso che noi che lavoriamo più nell'ambito del pop, certo non della musica contemporanea, abbiamo altrettanti canoni un po' da distruggere, perché tutto ciò che ci viene presentato in qualche modo è già ampiamente canonizzato, pensato, marketizzato. Quindi per venire anche a quello che dicevi tu prima, il gesto secondo me fa molto, quindi il gesto produce, i suoi gesti precedenti producono ed è difficile in qualche modo tradurli in testo. Quello che secondo me è la bellezza di artisti come Castellucci, come Photonic Noise, come altri, insomma, è che quel gesto, quella visione, difficilmente sono traducibili. Quindi anche la potenza della visione, cioè del cinema, di un certo tipo di cinema, di un certo tipo di teatro, alla fine non è in un qualche modo teatro anche quello che stiamo facendo oggi, capito? Fuori dalla rappresentazione, ecco. E quella produzione lì che tu dicevi, di cui ne abbiamo parlato prima, anche la produzione politica degli anticorpi, cioè in un qualche modo noi siamo obbligati, quindi non dalla natura, perché il forte del futuro, il forte dell'avvenire o l'irregolare o la band of outsider, cioè non si trovi in natura già bella e pronta, ecco, ma è da fare, quindi Sono 59. Ci arrestiamo da soli. Purtroppo ci dobbiamo arrestare da soli. Allora, soltanto gli ultimi appunti. Il prossimo incontro è il 9 giugno con Paolo Levano e Gianluca De Fazio, che ci parleranno della moralità della matematica, il sapere musicale tra simpatia e rappresentazione. Bello. E un altro appunto che volevo fare era ringraziare ancora personalmente Obsolete Capitalism anche per averci dato l'idea dei Rizomix, che sono i mix che stanno accompagnando ogni incontro del seminario seguendo il tema di ogni incontro di cui si parla, quindi grazie anche. No, grazie a voi dell'ospitalità, grazie.